amici di 131, buonasera, è terminato il campionato della Scandone a Reggio Emilia con una sconfitta in semifinale in gara 7, ma è stata una stagione davvero straordinaria quella dei coach Sacripanti e dei suoi ragazzi. Ne parleremo questa sera assieme proprio al protagonista, eh, al, a chi ha condotto Avellino fino alla semifinale Scudetto, ovvero proprio coach Stefano Sacripanti. Buonasera coach. Buonasera a voi. Coach, allora abbiamo detto stagione straordinaria e l'hai detto anche tu, avete detto siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e secondo me uno degli obiettivi che vi eravate posti è stato raggiunto ed è quello di aver unito nuovamente il pubblico alla squadra, di aver riportato il, i tifosi al palazzetto e aver creato comunque un, un clima sereno, un clima di festa, un clima nel quale la scandone, i tifosi della Scandone sono tornati ad amare la squadra. Beh, questa è la cosa che ci fa più piacere di tutti perché eh, siamo passati più o meno da quasi 2.000 presenze scarse a 5.200 persone che hanno riempito il palazzo. Eh, credo che sia a merito della proprietà Sirigas, eh, di Nicola, di tutti i ragazzi e persone che lavorano nell'ufficio e sia a merito anche di questa squadra che ha dato sempre molto eh, l'impressione di di lottare fino all'ultimo secondo, e non è solo un'impressione, è la verità, e, e di fare un tutt'uno con i tifosi, con la squadra, con, con la città, con gli original fans. Eh, si è creato un bel ambiente, c'era un, un siamo noi, ecco, un senso di unione, di appartenenza, di aggregazione che ha facilitato il nostro compito e credo che abbia notevolmente fatto divertire anche la gente. Eh, tu hai sempre riportato un episodio, cioè eh, hai detto noi, i, a noi il pubblico ci ha sostenuto, ma ci ha sostenuto soprattutto durante le sconfitte, c'è stato un, un episodio proprio particolare? Che sì, io riportato. dopo mi, mi riprometto di dopo oggi non dirlo più perché sono eh, invecchio, sono molto ripetitivo e, e, e la gente di sentirsi dire questa cosa si scoccia, però... È la verità. Eh, io la, il momento in cui sono stato più contento è stato quando, dopo un po' di sconfitte nelle prime otto giornate, eh, gli Original Fan ci hanno chiamato per stare insieme per dividere un momento di aggregazione comune per farci dire: per dirci vi state impegnando tantissimo, noi vi siamo a fianco. Questa è una cosa molto bella. Il fatto di, Vinciamo e perdete non è una bella cosa. Il fatto che vinciamo e perdiamo insieme è la cosa migliore che si possa fare col proprio pubblico. Di questa stagione, qual è il momento che ricordi con, con più piacere? Ma sai, con più piacere ce ne sono tantissimi. La grande vittoria in Coppa Italia. L'aver giocato la finale, eh, l'essersi qualificati dopo Venezia per la finale quando il pubblico aspettava il risultato dagli altri campi eh, e anche insomma, tutta la serie play-off è stato un insieme di emozioni che ci, ha, così, che, che ci ha unito, che ci ha dato grande forza. Eh, L'altra sera ci dicevi ehm, non ho ancora smaltito la rabbia per la sconfitta. Qual è il maggiore rammarico di questa serie contro Reggio Emilia? Se ce l'hai. Ma guarda, a livello... Chiaramente ti rimane l'amarezza di averci provato quattro volte in casa loro e non esserci mai riuscito. E tutte le volte abbiamo variato qualche cosa a livello tecnico-tattico, ma in un modo o nell'altro, per pochi punti, per pochi palloni, eh, non siamo riusciti a portarla a casa. Quindi c'è un po' il rammarico... Di essere andati a riposo l'ultima con sei punti di distacco quando potevamo andare pari, eh, poi no, poi nessun rammarico particolare, qualche cosa di, di veramente amaro non c'è. Proprio il discorso di essere sempre stati lì a un passo a un millimetro, non essere mai riusciti a fare quella, quella, dare quella spallata che ci avrebbe portato poi in finale. Ecco però magari può esserci. Eh, il pensiero di aver sprecato un'occasione per non essere riuscito ad arrivare in finale, eh, visto per, uh... eh, sai? Quando tu arrivi lì, questo pensiero è fisso perché dici: Se adesso fossi a posto di Reggio Emilia contro Milano, mi viene in mente anche a livello tecnico cosa potrei fare. La, I ragazzi avevano ancora tanta voglia di giocare. Eh, ecco, Se tu avessi visto, vissuto lo spogliatoio dopo gara 7, i giocatori distrutti affranti da questa sconfitta eh, è chiaro che lì ci arrivi una volta ogni tanto quando tu arrivi lì vorresti subito prendere concretizzare perché quando mai ti ricapiterà io invece credo che sia eh, io credo che l'anno prossimo sarà difficilissimo di arrivare lì ma la grande sfida è proprio quella di creare una solidità di squadra di società di club di giocare sempre in quella fascia di, di squadre, questa credo sia la cosa più difficile di tutte, adesso siamo un po' a un bivio, se noi saremo mm -hmm. capaci di andare tra, virgolette, tra le grandi e mantenere uno, uno status molto alto oppure come è giusto che sia per certe situazioni, ritornare a, a giocare per un posto, per l'ottavo posto o, e per essere ancora entrare nei play-off. dipende da tante cose, dipende eh, dal club, dagli abbonati che se sono 5002 come l'ultima partita ci daranno una forza incredibile, dipende da un discorso economico, dipende anche dalla volontà dei giocatori, perché eh, a me piacerebbe mantenere un'ossatura il più possibile eh, che ricalchi questa squadra. E adesso poi entra il mercato, i procuratori, le altre squadre, le offerte. E tutto quello che gira intorno a questo mondo. Anche eh, ecco perché eh, i giocatori di Avellino quest'anno hanno disputato una grandissima stagione, stagione di grande qualità e sono ricercati sul mercato. è chiaro, e ci sono due aspetti da vedere, però, Giovanni, vedi? tu sai anche un po' di questo mondo, quindi non sei proprio novello. Da un lato è quello che dici tu, cioè, mh, Cervi ha fatto una stagione pazzesca, arriva una chiamata del Real Madrid, del Barcellona magari di Reggio Emilia stessa dopo un anno che l'ha mandato via, o Milano che non l'aveva scelto per il suo piccolo problema fisico che poi in verità qui non ha manifestato mai nulla di, di serio. E allora per un professionista non è mai facile dire di no a una cosa del genere. Dall'altro lato però bisogna anche dire che noi quest'estate avevamo una, una credibilità non altissima ecco, cioè, nel senso che se tu noti anche i giocatori che sono venuti tutti Gioragran fondamentalmente ha un'amicizia particolare rapporto, con eh. me Martin Lunen uguale, Ivan Buva uguale James Nanali, perché Nicola Alberani non è solo questa estate che gli è andato sotto ma era più tempo che lo coltivava Giovanni Pini e Riccardo Cervi sono stati contattati anche a livello personale umano Molti giocatori, molti giocatori hanno detto no, io a Avellino non ci vengo. Ecco, adesso è bastato un anno dove, secondo me, la nostra credibilità nei confronti del mercato è di un altro spessore, perché è una società sana, con una proprietà sidica dell'ingegnere De Cesare, molto appassionato, che è stato molto vicino alla squadra, non ha fatto mai mancare nulla a nessuno, ha riempito un palazzo di 5200 persone, quindi... Una città che vive per la pallacanestro e allora adesso la gente va in Europa, cosa non, non da poco, e quindi adesso anche un giocatore ha voglia di venire ad Avellino, cioè venire è una piazza appetibile. Allora, da un lato, abbiamo che la riconferma di chi ha fatto molto bene non è facilissima perché proprio ha fatto molto bene quindi ha un mercato maggiore, dall'altro lato, però, nello stesso tempo, la grande difficoltà che noi abbiamo avuto lo scorso anno. No, io parlo con io e Nicola, certo. con il nostro staff che comprende anche eh, Gianluca De Gennaro e Massimiliano Doini. La grande difficoltà che abbiamo avuto nel convincere i giocatori a venire qua, nel vedere chi poteva venire qua, è in tempi veloci, in tempi così, adesso è un po' diversa la faccenda. Beh, certamente c'è cioè, più a Avellino c'è molto questa, più a pill. Eh, del discorso che stai facendo fa parte anche eh, Lunen perché Lunen è un giocatore che è arrivato. Al, è l'ultimo giocatore che è stato scelto, è arrivato a settembre. Eh, però lui è anche uno di quei ragazzi che è, ha giocato bene. Ha delle offerte, ha detto io Avellino ah, sto bene e voglio rimanere. Anche eh, questo sei, conta. Beh, beh, sai, intanto eh, io ho avuto la fortuna di di incrociare sulla mia strada Nicola Alberani, perché ci siamo trovati molto bene in campo e fuori dal campo, con idee tecniche, con mansioni diverse e quando ci intrecciavamo sul lavoro siamo sempre riusciti ad andare d'accordo. Quindi mi ha fatto piacere che lui ha dichiarato anche che Martini Luna è stata una mia volontà forte anche nella, così, nel, nella trattativa, perché io ho preso il telefono, l'ho chiamato, non è che ci ho messo tanto. E, e quindi il discorso di Martin che è un giocatore particolare che va bene per solo certi sistemi, perché lui è un grande conoscitore di pallacanestro. Se si chiedi che hai bisogno di un 4 che faccia 40 punti, non è lui. Hai bisogno di un 4 che possa giocare, valorizzare cervi, buva, mettere il collante tra gli esterni e lunghi. Eh, ha sicuramente dell'offerta perché era finito come nel dimenticatoio, come un giocatore bollito, e in verità ha fatto vedere di aver fatto un grande campionato. Quindi, eh, io credo che mi sono lasciato con lui ieri. Credo che non ci siano assolutamente problemi per la sua riconferma. Lui mi ha detto e detto che vuole rimanere qui, e quindi non penso che ci siano problemi su, su Martin. È chiaro che eh, un altro mh, punto importante è quello di cui ho parlato precedentemente, cioè la, ripartire. È, è, molti si aspetteranno ovviamente un campionato simile, ma è difficile anche perché poi ci sarà la coppa che sai, toglierà risorse, energie. Sì, cioè, secondo me, è tutto un discorso di dove vogliamo andare. Eh, la coppa può essere un autogol se tu non sei attrezzato e se tu non hai una struttura che la può supportare, come invece può essere un qualche cosa di molto importante perché eh, aggrega prima la squadra, giochi due partite a settimana, tutti sono più contenti perché hanno minuti in campo, trovi un filone tecnico e tattico di gioco più veloce delle altre squadre perché è come se raddoppiassi questo movimento qui. Quindi noi dobbiamo essere bravi a far sì che la Coppa sia un'opportunità e non sia un ostacolo. Ecco, come deve migliorare adesso la Scandone? Come deve prendere questo grandissimo campionato? Come sfruttarlo? C'è cioè la io, possibilità di dover magari uh, strutturare un po' meglio l'aspetto societario, forse? Ma io credo che nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto, forse ce l'aspettavamo io e Nicola, eh, perché sapevamo di aver lavorato bene, di aver preso delle persone per bene che stanno bene in palestra. Eh, è chiaro che quando fai l'Europa tutta la struttura deve avere una, così, una forza maggiore proprio nel, nell'organizzazione. Noi abbiamo un ufficio che lavora, che lavora bene, e magari adesso messo sotto torchio con un altro impegno. Eh, va ancora messo in meglio le competenze, un, qualche persona nuova, non lo so, Quello è più una roba di Nicola, però sicuramente questo va, va affrontato perché è veramente molto faticoso fare coppa e campionato. Nello stesso tempo eh, io credo che sarebbe bello ripartire dai 5200 che sono venuti alle partite. Perché poi alla fine è vero che. Uh, secondo me si è sviluppata una passione. Uh -huh. Ieri, io sono stato a Campo Coni e c'era grande entusiasmo per l'allenatore della pallacanestro, uh, i ragazzini che giocavano, i bambini che volevano la, uh, la foto. Adesso dobbiamo essere molto bravi, noi, come club, a cercare di capitalizzare questa cosa. Nello stesso tempo, però, anche Avellino si deve ricordare delle belle emozioni che abbiamo dato perché poi. Credimi che giocare davanti a 5.000 persone al Pala del Mauro, giocare davanti a 2.000 4-6 punti in classifica ballano e eh, cambiano le cose. Magari quest'anno poi la possibilità di aver avuto giocatori anche che hanno avuto un ottimo rapporto con la piazza come Riccardo Cervi hanno sicuramente eh, trainato tutto reso tutto più facile. Cervi è uno dei personaggi della Scandone di quest'anno e noi lo andiamo ad ascoltare. No vabbè, come hai detto tu è bellissimo, ma si sa che c'è questo amore in questa città. Eh, una malezza c'è, chiaro, quando sei lì la vuoi, vuoi la vittoria, eh, non c'è riesco... Poi eh, chiaramente è stata una, una serie equilibrata, forse, forse la sera, se l'avessimo giocata qua dentro siamo andata meglio, eh, però vabbè sono, siamo consapevoli che è stata una bella annata e eh, niente, siamo soddisfatti di questo. No, infatti adesso mi riposo un po', poi si va subito a Folgaria, e, eh, niente, quest'anno è tosta, ma secondo me c'è un obiettivo importante per, per la nazione, anche un po' per il nostro movimento e siamo lì per questo. Ci hanno detto che dopo aver passato un anno assieme a Salvatore Parlato ti sia nato il desiderio di farti crescere la barba. Ma guarda il problema è che è unica, dopo sarei un imitato una parodia, questo non va bene, quindi lui è l'unico maestro, io, io rimango con la mia, e... però io gli invidio tante cose però. Tipo. Tiro da tre punti. Tiro da tre punti assolutamente mortifero. Senti, ma al di là di queste battute come hai vissuto questa stagione qui in Irpini? No, È stata increscendo assolutamente perché è arrivata con tante incognite. Siamo partiti male, eravamo disorganizzati, c'era poca fiducia l'uno negli altri. Poi, diciamo che la batosta di casetta ci è servita veramente tanto. E niente, è sempre stato però un gruppo che ha lavorato e i frutti sono visti più alla fine. E, e quindi, insomma, questa è stata una cosa più positiva. Soprattutto grazie anche a questo palazzo e a questa gente che è stato bello vedere anche crescere il numero di persone ogni partita di più al palazzo. No, dopo un anno trascorso qui ad Avellino hai capito, individuato chi è Occhio, Pepe e Avellino? Questa è la ricerca. Il problema è che quando mi guardo allo specchio, qualche dubbio mi viene che potrei essere io. Eh, però ne conosco tanti che potrebbero essere la mia concorrenza. C'è molto di Pepe Avellino, c'è molto condimento da Avellino. Molto Pepe. Avellino. Grazie. E questa è la simpatia di Riccardo Cervi. Uh, coach, ti volevo chiedere anche il rapporto con De Cesare. Come è, com è stato? Visto, magari all'inizio sono un po' particolare, però poi nel corso del, della stagione ah. è, è cambiato, vi ha, vi ha seguito e, e i risultati poi si sono visti. No, sai, io quando sono venuto qui mi hanno detto: tutti in informi un po', da, senti certo. molte voci, molti vogliono darti per forza dei consigli. E, e passava un po' di dir di una persona molto fredda nei confronti della squadra. E invece mi è sembrato tutt'altro che Freddo, ha partecipato in maniera molto, molto attiva molto da protagonista eh, si è commosso più volte eh, ti assicuro che il magone che aveva lui a fine gara 7 insieme ad Adriano eh, è dovuto uscire che secondo me qualche lacrimuccia ci scappava e eh, insomma una persona molto appassionata lui sa di non essere particolarmente eh, come dire dire la sua, sotto un punto di vista cestistico, sì. a lui no, quello non interessa, si affida totalmente sotto questo aspetto, però vuole sapere le dinamiche, eh, come dividere le cose, e quindi ha un rapporto quotidiano con Nicola Alberani e, e con me sotto un punto di vista tecnico-tattico. Mi sono trovato bene sotto, eh, per la partecipazione, per la voglia, e anche per il pensiero di dove vogliamo andare in questi, in questi anni. Ecco, De Cesare, è un personaggio che da qualche anno si è affacciato al mondo della pallacanestro, come lui non è che ce ne sono tanti per la disponibilità economica che ha messo da Vellino. Non c'è dubbio. Infatti, io l'ho ripetuto più volte moltissime, in moltissime situazioni, quando si hanno delle proprietà del genere, si dà per scontato che sia sempre così invece è veramente un'eccellenza un'anomalia è qualche cosa da dover come dire, sfruttare fino in fondo eh, avere proprio la sensazione di avere questa fortuna da poter eh, giostrare lui ha ripetuto tante volte che questo territorio gli dà tanto, vuole ridare indietro al territorio e credo che la sua vittoria più bella sia quella di vedere un pubblico pazzesco di vedere una premiazione al comune un riconoscimento del, di Avellino in giro per l'Italia, in cui è stato portato il nome molto alto. Certo, poi eh, parlando proprio con l'ingegnere, lui questo eh, appuntamento che c'è stato questa mattina in, in Comune ci teneva tantissimo, perché detto, è stata una cosa spontanea da parte eh, proprio della città. Beh, un riconoscimento, un riconoscimento molto grande. Che, che tu lo è tangibile sia con le tifoserie sia con questo discorso del comune. Credo che alla fine la vera pallacanestro lui lo faccia per la, la faccia per la gente, non proprio per un diventamento suo personale. Prima abbiamo parlato di un che potrebbe restare visto il rapporto che eh, ha avuto con te e per come si è trovato qui in città, ma ci sono degli altri giocatori che Avellino vorrebbe far rimanere? Cervi è uno di questi. Eh, C'è Marquis Green eh, che comunque anche l'altra sera ha detto io qua torno l'anno prossimo e insomma, possiamo darlo per scontato a questo punto. Sai, per scontato non puoi vedere mai niente perché poi alla fine domani arriva il CSK di dare 2 milioni di euro, voglio vedere poi cosa succede, però io do per... Eh, molto, sono molto ottimista sulle conferme di questi giocatori. Noi sicuramente vogliamo mantenere questa ossatura, quindi tenerne il più possibile. Eh, dobbiamo guardare sempre eh, a una chimica che non venga mai alterata. E credo che, sotto un punto di vista morale, ancor più che tecnico, Marquis Green, Martin Lunen, mm. lo stesso Severini. Eh, siano giocatori che abbiano dato un'impronta molto forte e ci piacerebbe mantenerla. Ecco, Grino, questo il trascinatore, quello che ha preso per mano la squadra, la, più, più la squadra sul campo, proprio lo spogliatoio, l'ha fatto cambiare. Sì, sì. Mm, è vero, è vero, perché lui è un leader, è un giocatore che ha, che ha personalità, però io credo che questa squadra qui non abbia avuto un leader, questa squadra qui ha avuto vari leader in differenti momenti e uno spogliatoio che è cresciuto insieme anche come personalità perché eh, lui ha tenuto bene lo spogliatoio, l'ha tenuto bene Martin Lunen, eh, il silenzio però come dire, di grande generosità di Giovanni Pini, eh, la dedizione di Severini la simpatia di Riccardo nello sdrammatizzare certi momenti, io credo che siano stati vari fattori, perché se no è un po' troppo così, facile dire c'è cioè Marquis Green, ha trascinato, ha fatto, no, lui chiaramente anche la personalità eh, e la serietà di Alex Hacker. Eh, che magari non parlava tanto, ma quando parlava diceva cose molto importanti. Io credo che sia tutto un mix, un insieme di cose, di, di persone che hanno la qualità più importante. di Due impor cose molto importanti. La prima è che si divertono con la palacanestro e non fanno la palacanestro per portare i soldi a casa al 10 del mese, ma vogliono fare palacanestro perché la palacanestro è motivo di gioia, è un aspetto ludico, fa proprio parte della loro vita. E la seconda cosa, oltre a essere così appassionati, eh, non c'è mai stato un allenamento dove qualcuno è venuto svogliato, sono sempre stati sempre, tutti molto eh, piacevolmente eh, così, venivano in maniera piacevole in palestra. E il secondo punto è che oltre ad avere questa piacevolezza, avevano come dire, una, una grande serietà, ecco, una responsabilità, una voglia di far vedere che noi eravamo qualcosa di, di unito, di importante, che rappresentavamo una, una città, quindi sono due cose messe insieme. Un giocatore che ha sorpreso molto, oltre a Nana, che è stato l'MVP del campionato, è, è Buva. Buva secondo me è stata una delle, delle sorprese della stagione perché ha disputato un campionato strepitoso anche lui. Oh, Ivan ha fatto un campionato ad altissimo livello, ne sono particolarmente contento perché tu sai che io l'ho portato. L'ho portato accanto un anno e qualche mese fa, e quindi, in questi due anni e due mesi che ha passato con me, credo che sia diventato un giocatore, un fattore molto importante. Eh, è anche vero che, come lui, lo stesso Riccardo Cervi hanno goduto molto di una eh, chimica di squadra dove la palla con tanto movimento e degli spazi molto aperti con tanti tiratori, loro si sono trovati degli spazi offensivi eh, molto ampi per poter poi concludere. Quello eh, senza alcun dubbio. Parlando un attimo eh, di quello che mh, sarà la Scandone che verrà, c'è un giocatore che vorresti portare ad Avellino in particolare? Non della Scandone? Sì, che non fa parte della Scandone. Beh, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti... Eh, non lo diciamo per, per scaramanzia però credo che la nostra forza quella cioè, quello che noi dovremmo fare tra me e Nicole è cercare di mantenere questa ossatura con della gente che ha voglia di rimanere ad Avellino, questa è la base principale, noi secondo me non dobbiamo mantenere nessuno perché lo convinciamo a rimanere perché dai forse è meglio stare qui secondo me la volontà di rimanere deve essere la prima cosa e a questa base dovremmo cercare di mettere un paio di giocatori che sono in crescita e che potrebbero come dire, esplodere proprio ad Avellino. Abbiamo una serie di nomi che abbiamo visionato durante l'anno, che Nicola ha guardato con più attenzione, che io ho, ho seguito eh, su indicazioni di Nicola piuttosto che su miei pensieri tecnici. Eh, sì, io credo che ce ne siano un po'. Siccome tu non ci fai dei nomi, ti faccio io alcuni nomi che sono usciti in questi giorni, in queste ore, che sappiamo potrebbero magari interessare, non è che ci sia qualche trattativo o altro, interessano perché sono stati visionati. Uno è Zerini di Brindisi e poi giocatori come Blackshear e Daron Washington. No, no, diciamo che Zerini sicuramente è un giocatore che noi stiamo guardando come teniamo ancora in grande considerazione Giovanni Pini come stiamo guardando un po' tutto quel gruppo di italiani no. cioè cerco di, di essere un po' più noi dobbiamo mettere tra italiani su 10 diciamo 5 su 12 eh, l'undicesimo e l'odicesimo vanno da soli eh, uno di questi potrebbe essere Severini e poi vediamo cosa facciamo con Riccardo Cervi che a noi piacerebbe mantenere eh, il cambio del 4 se Martin Lunen dovesse accettare l'offerta come sembra che sia, come sta andando avanti, eh, stiamo cercando di vedere quali opportunità ci sono e eh, non ti nascondo che anche Giovanni Pini per i miglioramenti che ha fatto è ancora nelle nostre. Così, però tutti quelli che sono un po' liberi, lo stesso David Cornu da Brindisi, visto che Zerini è certo. di Brindisi, è un giocatore che potrebbe interessare, potrebbe interessare eh, qualche altro giocatore libero italiano. C'è il discorso di Bologna, Fontecchio, Mazzola, c'è un gruppo di italiani che noi stiamo osservando ed è talmente limitato che li devi guardare tutti per forza. Sugli altri due, eh, sono onesto, no nel senso che non no perché non ci piacciono, ma no perché non, sono ancora, non siamo ancora arrivati fino Vabbè a... lì certo, eh. ecco, cioè nel senso che prima noi dobbiamo mettere la nostra satura di quelli che rimangono, finire il primo capitolo più importante che è quello di mettere gli italiani perché sono talmente merce rara che poi se tu non li prendi adesso poi non li prendi più e una volta che abbiamo visto tutti quelli che possono rimanere di questa stagione poi andremo a mettere qualche giocatore eh, extracomunitario piuttosto che particolare. Eh, rimanendo sempre in tema Italia, giocatori italiani, adesso c'è l'appuntamento con la nazionale, praticamente è finito qui, poi non ti fermi mai e eh, vai a, a Fulgheria per partecipare prima al raduno. Con la nazionale di Ettore Messina sì. che sta preparando il più olimpico, poi scenderai di qualche chilometro eh. Rosito per l'avventura con l'Under 20. Sì, beh, io questa è una cosa che a me fa particolarmente piacere perché insomma come sono andate le cose, io a settembre avevo finito il mio, il mio contratto con la nazionale, sembrava un ciclo chiuso. Non sicuramente da parte mia, perché per me la nazionale è la cosa più importante che esista, è la faccia del nostro movimento. Io sono ancora quello che all'Europeo Under 20, quando sono lì, mi viene la pelle d'oca a giocare contro, contro gli altri stati. Però sembrava chiuso un ciclo, anche perché c'era il rinnovo tra Pianeggiani e il nuovo capo allenatore. Quando poi Ettore Messina è arrivato, dava per scontato che io non non andassi più avanti, quando invece poi ci siamo sentiti, ho detto io sono disponibile immediatamente, mi ha ridato l'under 20, e adesso ho avuto grande piacere perché eh, ha insistito molto, ha avuto molto piacere sul fatto che possiamo stare una settimana insieme dove io spero di potergli dare una mano, lui sicuramente la dà a me, ma poi soprattutto ci sarà un confronto per come poi... Far giocare anche l'under 20 a seconda dei principi della nazionale maggiore. Io credo che senza Piageria Ettore Messina non è il numero uno, è il numero zero, cioè, nel senso che lui non concorre neanche tra di noi. È talmente superiore a tutti che anche solamente una settimana fa l'assistente della nazionale. Al di là della riconoscenza. Mediatica per me è un momento di confronto importante, eh, sicuramente. Poi ci saranno anche Giordano Consolini e Coach Luca Dalmonte nel corso eh, di questo appuntamento a Folgaria. E invece, per quanto riguarda l'Under 20, comincerai poi la settimana successiva sì. e per l'Europeo, si svolgerà sì, ehm, la domenica 12. Ci troveremo a Roseto. ...staremo di tre settimane, poi andiamo dieci giorni a Domenici di Cadore che è vicino a Cortina e da lì da Venezia partiamo e andiamo a Helsinki a giocare ai campionati europei. L'annata è quella del 96-97, credo una buona annata anche se avremo qualche defezione di qualche giocatore importante per problemi fisici, eh, ma mi, mi entusiasma molto ecco, perché fare il lavoro con i giovani... Eh, intanto li alleni, vedi come sono, eh, ti può servire anche per un tuo futuro. Eh, insomma, Giovanni Pini e Riccardo Cervi allora. sono passati eh, a Nazionale 20 come quasi tutti quelli che sono adesso a Nazionale Maggiore. E quindi sai pregi e difetti, li hai allenati, hai costruito un rapporto. E poi dopo c'è la bellezza di provare ad andare a Helsinki a... A vedere se intanto riusciamo a salvarci, non retrocedere e poi se riusciamo invece ad andare in zona medaglia, ed è un'emozione un molto, molto forte. Però, un giocatore come Mussini, che dovrebbe esserci, non c'è nessuno. Beh, no, non c'è nessuno, non è vero, perché ci sono anche giocatori molto bravi anche nelle altre nazioni. Diciamo che Mussini eh, ha delle problematiche di studio per essere accettato nella. Nel suo college lui è a St. John's, eh, quindi non sarà disponibile per tutta la preparazione, ma stiamo cercando di trovare la giusta sistemazione perché lui possa venire. Etcom, ma Tra tutti questi impegni, con tutti questi impegni che avrai da qui fino alla fine di luglio praticamente, ma in vacanza quando vai? No, in vacanza, la vacanza è l'under 20, diciamo così, <ride> nel senso che eh, è una buona pallacanestro. Sto a Roseto, che ormai come è diventata una seconda casa sul mare, quindi. Eh, non c'è tanto tempo per divertirsi, però diciamo che eh, la cosa più, più stressante quando c'è l'estate non è tanto allenare, che quello ti diverte: eh. stare dal telefono se trovi una squadra, se non trovi una squadra, chi firmiamo, chi non firmiamo. Allora, rispetto all'anno scorso mi stanno di problemi. Eh, già, già partiamo con, <ride> con molto vantaggio, per, tanto perché io e Nicola siamo già ad Avellino, Perché proveremo in tutti i modi nel più breve tempo possibile nel confermare quelli che. Che, che possono rimanere a Vellino, che hanno la volontà di rimanere a Vellino, e poi anche su un discorso di giocatori visti, non siamo su un giocatore, mm. però abbiamo una, diciamo, un gruppo di nomi che durante l'anno abbiamo aggiornato, soprattutto col lavoro di Nicola, e eh, cui poi basta, no, non parte tutta una ricerca, ecco, sappiamo già di cosa stiamo parlando. Quindi il lavoro spero che venga molto più fluido, sereno e leggero. Senti, tornando un attimo al campionato, è iniziata questa sera eh, la finale scudetto tra Milano e Reggio Emilia, un tuo pronostico? Oh, io credo che quando arrivi lì tutti e due possono vincere, credo che Milano sia leggermente avvantaggiata per la profondità di panchina e credo che sia un po' avvantaggiata per il fattore campo, però Reggio Emilia... Uh, ha passato un bell'ostacolo ostacolo che è quello di Avellino, si è rinforzata a livello mentale, ha un pubblico, gioca la seconda volta a una finale, quindi ha anche un certo tipo di, di, di esperienza, un po' di vissuto. Ecco. Perfetto, quindi vediamo un segnale sì. aperto e vediamo. Io di... se, se mi permetto sì. ti voglio dire l'ultima cosa mia che eh, abbiamo parlato di tutte queste cose ed è tutto bellissimo. Io una però delle cose in cui sono orgoglioso eh, è anche che noi il 25-26 settembre giocheremo la Supercoppa italiana. Essere qualificata tra le prime quattro è come essere in semifinale, fondamentalmente, ed è uno dei tre trofei che si giocheremo in Italia. Essere lì dopo aver fatto una finale di Coppa Italia, arrivati a gara 7 di semifinale, scudetto, ripartire dalla, dalla Supercoppa, poi uno spera di vincerla, però già esserci. È un segno di grande forza e poi dopo avremo anche l'Europa, come abbiamo già detto. Ecco, mi sembra che abbiamo fatto un bel gradino, dobbiamo far sì di non implodere in questa certo. cosa, ma far sì che diventi un'opportunità importante. Quello, sicuramente, probabilmente, forse la Supercoppa potrebbe disputarsi anche ad Avellino, staremo a vedere. Eccoci, noi ti ringraziamo per essere stato qui stasera con noi e per averci regato tante gioie anche come tifosi appassionati di questo bellissimo sport. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi di Avellino, mi raccomando riempiamolo come... Numerosi, era stato il tuo, <ride> tuo slogan, grazie di nuovo. Ragazzi, noi ci vediamo comunque la settimana prossima, sempre alle 21.40, su Sport Channel 214. Grazie, e arrivederci.